A salutarla per l'ultima volta c'erano quasi tutti i suoi concittadini. La pioggia, caduta abbondante, quasi in segno di lutto, non è servita a scoraggiarli. Una comunità umiliata, ma allo stesso tempo unita da una drammatica esperienza che ha visto un innocente diventare ancora una volta la vittima di spietate dinamiche criminali. È un messaggio di dolore, ma anche di speranza, quello arrivato dalla cattedrale di Bitonto, dove ieri pomeriggio si sono celebrati i funerali di Anna Rosa Tarantino, 84 anni, rimasta uccisa sabato scorso in una sparatoria avvenuta all'ingresso del centro storico cittadino. Tornava a casa dopo la messa mattutina, quando un proiettile esploso da killer ancora senza nome l'ha colpita mortalmente nel corso di quello che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato un conflitto a fuoco tra esponenti di clan rivali. L'ultimo atto di una preoccupante escalation di violenza che tiene in ostaggio il territorio, guidata da logiche malavitose e affari illeciti che non si fermano neanche davanti alla vita umana. Siamo completamente a pezzi, l'ennesima rappresentazione di una società che vive di tensioni e del fatto che la droga sta dettando legge economica e non. Quello che è accaduto è grave sia per il fatto che una cittadina inerme si ritrovi crivellata di colpi, sia per il fatto che questi ragazzi vengono dotati di un'arma, gli viene data una dose, un guadagno sicuro, un guadagno certo in un periodo di crisi economica elevatissima e in cui dare una risposta alternativa diventa sempre più difficile. Che Bitonto sia il simbolo di un'Italia che si riscatta, di uno Stato che vince contro la droga. L'ultimo saluto di una città intera, stretta nel dolore, ma che si ritrova ora più che mai unita, accanto alle istituzioni, nella condanna al crimine che insanguina tanti territori e che continua a fare vittime innocenti. Problemi ci sono sempre stati, ci sono anche in altri territori metropolitani. Questa volta ha perso la vita una persona innocente, e l'Italia si è risvegliata nel parlare di queste tematiche nella città di Bitonto. Io spero che lo Stato vinca, spero che vinciamo tutti noi insieme come società civile e spero che tutti quei ragazzi che comprano la marijuana dando soldi alla mala si rendano conto che quei proiettili sono pagati anche da loro. A ricordare Anna Rosa Tarantino, da oggi ci sarà una targa, all'inizio di quella stessa strada dove ha trovato la morte, l'omaggio dell'amministrazione comunale alla memoria della sfortunata concittadina, che ha avuto la sola colpa di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Io vorrei dedicargli tutti i progetti che sono tesi a costruire una società migliore, a un abitonto migliore, ad Anna, perché lei era sarta di mestiere, ma chi la conosce, chi la conosceva, diceva che era sarta anche nelle relazioni umane. Dobbiamo essere bravi come lei.